Ciao a tutti! Nel video di oggi andiamo a realizzare un biglietto d'auguri tutto dedicato a Natale. E se volete realizzare anche il regalino fai da te, potete andare a cercare nel canale di Giada questo simpaticissimo pupazzetto di neve. Vi lascio tutti i link giù nell'info box. Per realizzare il bigliettino di Natale vado come prima cosa a prendere un cartoncino rosso che vado a piegare a metà. Dopodiché cerco dei fogli colorati, io ho scelto tre fogli con tre decorazioni diverse ed aiutandomi con qualcosa di rotondo, come vedete io utilizzo uno scotch, vado a disegnare dei cerchi sui miei fogli decorati. Ed una volta ritagliati il risultato sarà questo. Ora vado a piegare a metà tutti e tre i cerchi che ho realizzato e poi li vado ad incollare assieme, quindi vado a passare la colla solo su un lato del cerchio, della mia metà cerchio, vado ad incollarci sopra un altro pezzettino, l'altro pezzettino di carta, e poi faccio la stessa cosa dall'altra parte. A questo punto, se non siete riusciti ad incollare perfettamente i bordi, potete con la forbice andare a definirli nuovamente. Il risultato finale sarà questa specie di pallina in 3D. Allo stesso modo ne vado a realizzare un'altra. Dopodiché taglio due pezzettini di nastro. Io ho scelto quello verde, sono circa 10 cm di nastro, ma poi prendete le misure in base al vostro biglietto e le vado a incollare nel mio bigliettino di carta. Vado a tagliare l'eccesso sia la parte che esce fuori dal biglietto che nell'altra estremità. Dopodiché vado ad incollarci sopra le palline che avevo realizzato in precedenza. Io le vado ad incollare in modo un po' sfasato, una un po' più alta e una un po' più bassa, in modo da creare un gioco, un movimento. A questo punto con un altro pezzettino di nastro vado a creare un fiocchettino. Se ce l'avete già pronto, tanto meglio, realizzarlo non è comunque difficile. Vado a versare una gocciolina di colla nel mezzo, dopodiché realizzo la prima asolina e poi dopo aver versato un'altra goccina di colla proprio nel punto centrale vado a realizzare la seconda asolina e a questo punto il fiocchetto, vedete, è già pronto. Dopodiché lo vado ad incollare nel bigliettino esattamente sopra la pallina. Per dargli un tocco in più ho deciso di aggiungere anche un brillantino al centro del fiocchetto. A questo punto la parte esterna è finita ed il bigliettino è già pronto così, ma io voglio dargli un tocco in più e realizzo anche la parte interna. Per la parte interna vado a ritagliare un fogliettino di carta che deve essere leggermente più piccolo del biglietto, appunto, in modo da realizzare questa specie di bordino. Dopodiché vado a realizzare un triangolo, quindi segno un'altezza di 10 cm e poi alla base di questa linea verticale vado a realizzare un'altra linea di 7 cm questa volta, quindi 3,5 a destra e 3,5 a sinistra, e dopodiché vado ad unire il vertice della riga verticale con le due estremità della riga orizzontale. A questo punto vedete ho realizzato un triangolo e vado a segnare un punto a 3 cm dalla base e vado a disegnare una sorta di triangolo più piccolo all'interno del triangolo che avevo disegnato in precedenza. Dal vertice di questo triangolo più piccolo vado a segnarmi dei punti ad un centimetro di distanza, quindi ogni centimetro per tutta l'altezza della riga vado a segnarmi dei punti. Partendo da questi punti vado a realizzare, a tracciare delle righe parallele ai lati del triangolo più piccolo.
è più difficile da spiegare che da realizzare. Se guardate le immagini capite perfettamente. Dopodiché vado a piegare il mio foglio seguendo la linea centrale del triangolo, e da questo punto vado a tagliare tutte le linee che ho segnato a matita tranne quella esterna. Quindi vado a tagliare prima il triangolino più piccolo e poi vado a tagliare tutte le righe parallele che ho disegnato. Una volta aperto il risultato sarà questo. Vado ad incollare a questo punto il foglietto di carta all'interno del mio biglietto. Fate attenzione a dove mettete la colla, dovete praticamente lasciare libero i pezzettini, la parte di foglio che abbiamo tagliato, e vado appunto ad incollarla all'interno del mio biglietto. Ora, partendo dal taglio più basso, vado a prendere la carta e la piego verso il basso in questo modo e continuo con tutti i tagli che avevo fatto. Come tocco finale vado a decorare l'albero e metto una bella stella in cima sulla punta, e poi continuo a decorare aggiungendo un sacco di brillantini lungo tutti i rami dell'albero. Completo andando a disegnare dei puntini tutto attorno all'albero di Natale e scrivendo gli auguri in fondo al biglietto. A questo punto il biglietto è finito. Io ho utilizzato questo alberello per essere inserito all'interno del biglietto, ma potete utilizzarlo anche proprio come biglietto. Io spero come sempre che l'idea vi sia piaciuta, che vi sia tornata utile. Se proverete a realizzarlo, lasciatemelo scritto nei commenti, fatemi sapere tutto quello che pensate. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!